La complessa e delicata realtà del fenomeno migratorio assume oggi un'importanza cruciale ed è oggetto di discussione quotidiana a livello istituzionale, sia nazionale che locale. Quali sono le cause del fenomeno migratorio? Quali sono le politiche che l'Italia e l'Unione Europea hanno messo in campo per gestire le questioni più critiche? Di questo e molto altro si è parlato nel corso di un convegno organizzato dall'Ufficio Migrantes della Diocesi di Pistoia dal titolo Le politiche migratorie in Italia e in Europa, che si è svolto nell'Aula Magna del Seminario Vescovile. Esperti di livello nazionale affronteranno il tema dell'immigrazione alla luce di diversi punti di vista tematici, giuridici, sociologici, politici. È spostato su come stiamo provando a tenerli lontano da noi. I pochi che arrivano qua e con cui effettivamente riusciamo ad entrare in contatto, contrariamente a quanto ci dicono i nostri media che siamo in base, diciamo i pochi che riescono ad arrivare qua, nonostante le nostre politiche di esternalizzazione, l'accordo con la Libia, l'accordo con la Turchia e via dicendo, rientrano in quello che è un processo di domanda d'asilo e quindi vengono in qualche modo accolti, come stabiliscono le leggi europee italiane per il periodo in cui fanno domanda d'asilo. L'esito di questa domanda d'asilo può essere diversa: per chi avrà un esito positivo in Italia più o meno il 40%, si apre ancora un semestre di accoglienza per provare a favorire l'inserimento sociale e lavorativo; per tutti gli altri 60% che non sono riconosciuti si aprono spesso le porte dell'irregolarità, della marginalità sociale, dello sfruttamento. E poi un dato su cui mi piacerebbe insomma provare a dire qualcosa brevemente è che se si chiede veramente agli italiani con chi hanno relazioni e contatti, si scopre che 2/3 dei nostri cittadini non ha mai realmente parlato e non ha nessun contatto con le persone che arrivano. E questo secondo me è un dato su cui riflettere, insomma. Io credo sempre che il reale incontro e la reale conoscenza potrebbero cambiare le cose. In generale una disinformazione delle persone, sia degli italiani, ecco, della società, in quanto sempre più si vede lo straniero come una minaccia, come un pericolo, ecco. E poi c'è una disinformazione anche degli stranieri a volte, che per mancata conoscenza delle norme perdono delle opportunità, le opportunità offerte dalla legge, per esempio in termini di rinnovo del permesso di soggiorno, dell'acquisizione della cittadinanza. Quindi c'è un lavoro alla base di informazione da fare per dare anche gli strumenti idonei a noi cittadini, ma anche agli immigrati, affinché si possano inserire sempre più concretamente nella nostra realtà e possano integrarsi veramente.